Mister, rigore inopinato, però il secondo tempo un po' peggio del primo. Sì, è vero, noi il secondo tempo non siamo stati propositivi come eravamo stati molto bene nel primo tempo, abbiamo un po' vivacchiato e alla fine un rigore dubbio ci ha condannato, però ecco, dovevamo insistere come nel primo tempo cercando di fare il secondo gol. C'è un po' di rammarico, però sono sicuramente partite che si giocano nell'arco dei 180 minuti, oggi ha vinto il Misano e mercoledì vedremo chi avrà la meglio. La partita si è messa subito in salita, eravamo partiti benissimo, abbiamo avuto dopo 20 secondi la palla per andare in vantaggio, poi purtroppo c'è stato questo gol loro che ci ha messo in difficoltà, però la squadra ha reagito bene, abbiamo pareggiato, e potevamo anche fare il secondo, il Misano è un'ottima squadra, lo sapevamo. Poi come ho detto la partita era diciamo abbastanza equilibrata, però come hai detto tu e come dico anch'io dovevamo essere più rapidi a capovolgere l'azione e cercare insomma di ripartire come facevamo il primo tempo. Non l'abbiamo fatto e l'episodio finale ci ha condannato, anche se il rigore va rivisto perché sembra che la palla abbia preso l'indirizzo del calcio d'angolo, pertanto va un po' verificata, però quando l'arbitro dà il rigore c'è poco da fare. Bisogna serrare le file e presentarci mercoledì al top per cercare di passare il turno. Una squadra che sembra ampiamente alla portata. Ma è ampiamente alla portata. Il Misano è una buona squadra. Noi sicuramente se giochiamo come il primo tempo abbiamo tante possibilità di passare il turno. Se giochiamo come il secondo, chiaramente secondo me ne ha più il Misano. Pertanto bisogna far tesoro dell'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo, che non è stato sicuramente quello della Massese degli ultimi tre mesi, e fare una partita a tutto gas per 90 minuti. Bernardo Torres sicuramente uno dei migliori in campo, intanto bisogna farvi un applauso perché avete giocato a dei ritmi elevatissimi e il clima di oggi sicuramente non lo permetteva. Sì, è stato dura, il caldo si è fatto sentire, ma niente, con il giro di palla che magari abbiamo cercato di fare per non stancare tanto le gambe, abbiamo riuscito a finire con intensità la partita. Hai segnato all'89esimo il gol decisivo del 2-1 su calcio di rigore, hai direi rischiato perché se il portiere stava fermo il tiro era veramente molto lento, ci vuole un grande sangue freddo per segnare così all'89esimo. Sì, quello alleniamo sempre come calciare, mi è uscito così, me l'ho sentito da fare così e l'ho fatto. La Massese mi sembra nel primo tempo vi abbia messo in grande difficoltà, un tuo giudizio sugli avversari? Sono molti bravi, faccio complimenti anche a loro per la partita che hanno fatto e adesso tocca essere da parte nostra concentratissimi come abbiamo stato oggi, perché loro sono bravi nella ripartenza, giocano sempre bene la palla e stanno bene sempre messi nel posto in campo, allora niente, tocca essere bravi come noi, come oggi abbiamo stato per vincere questa sfida. Che se fosse finita in parità la qualificazione era sempre aperta, così sicuramente siamo obbligati a vincere, però malgrado questo mercoledì c'è il ritorno e ce la metteremo tutta per ripartire la situazione. Alla fine Angelotti è uscito con i crampi, anche un giocatore della Misano ha avuto i crampi, sicuramente mercoledì si giocherà anche soprattutto dal punto di vista fisico la partita. Sicuramente, oggi c'era caldo per entrambi e l'abbiamo notato, il primo tempo sono stati ritmi un po' più alti, il secondo era normale che ci fossero dei cali di prestazione, però ripeto, il caldo è sia per noi che per loro, noi bisogna metterci qualcosina in più, quella determinazione in più che ci porta all'obiettivo. Allora sei stato chiamato a trasformare questo rigore, un po' di timore sicuramente ci sarà stato. È timore, è normale, sbagliare il rigore sull'1-0 dopo aver preso il primo gol in quella maniera ci poteva tagliare le gambe, invece per fortuna ho fatto gol, però alla fine hanno dato anche a loro e per ora sono 2-1 per loro, bisogna cercare di ripartire il risultato.
Federico, oggi dal primo minuto in campo al posto di Igor Zaniolo, dopo 20 secondi hai avuto la palla, sembrava la fotocopia del gol di Pietrasanta e invece ti è venuto fuori un afflato di altruismo, hai cercato di servire Diego Vita. A volte però dicono le punte devono essere egoiste. Lo so, solo che c'era vento forte, controvento, mi sono ritrovato la palla in mezzo alle gambe e non ho avuto il tempo per tirare.